Ci saranno più di 700 incontri, 2000 autori, almeno 437 tra case editrici, riviste, associazioni e biblioteche a tempo di libri, la nuova fiera dell'editoria che sfida il Salone del Libro di Torino. Una rassegna organizzata dall'AIE, Associazione degli Editori, insieme a Fiera Milano, che occuperà dal 19 al 23 aprile due interi padiglioni del polo espositivo di Rho. L'obiettivo è però quello di fare in modo che questa festa della lettura contagi tutta la città, come sottolinea il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Ovviamente sarà la prima edizione, la edizione perfettibile, per la edizione sarà anche un esperimento e l'anno prossimo sarà meglio, però mi aspetto che funzioni molto questo collegamento tra ciò che avverrà in fiera e ciò che avverrà in città. E questo è quello che voglio offrire a mio nome, diciamo, l'ospitalità, la capacità di Milano di essere accogliente, di essere coinvolgente, di avere un pubblico naturale, di essere luogo adatto a eventi del genere. La manifestazione è stata progettata con l'intento di costruire un rapporto stretto tra editori, autori e lettori da quattro curatori, tra i quali Chiara Valerio, responsabile del programma generale. Ci sono pillole per dormire, per eccitarsi, per calmarsi, per sentirsi un po' più felici. Non esiste una pillola per Madame Bovary, nonostante Madame Bovary non disdegnasse i falci. Non esistono pillole per le sue ciò, non esistono pillole per i promessi sposi. Per i libri ci vuole il tempo e da lì.